Siamo con Domenico Vettorello, responsabile consigliere della Omar Rugby Villorba, la squadra maschile di Serie B, ed è un incontro con lui che il rugby l'ha nel sangue, in quanto è stato un ottimo giocatore a Casale sul Sile, oltre a essere poi anche dirigente della società casalese per tanti anni, è direttore sportivo in particolare. Nella sua nuova veste di consigliere gialloblu, lui è entrato nel Villorba 2 anni fa, questa è la seconda stagione, e quindi a lui chiediamo innanzitutto qual è la sua impressione sull'ambiente villorbese per quello che è la struttura societaria, e poi entreremo nel dettaglio per quel che riguarda invece gli aspetti legati al futuro di questa squadra in questo momento così difficile, dove si intravede la fine del tunnel, ma ovviamente non siamo ancora del tutto dall'altra parte. Quindi Domenico, a Villorba si sta bene? Certo che si sta bene, molto bene a Villorba. Allora io, sì, come hai detto tu, Brando, io nasco rugbisticamente a Casale sul Sile, ho giocato più di 20 anni qui a Casale sul Sile e dopo aver appeso le famose scarpe al chiodo ho iniziato l'attività di accompagnatore dei settori giovanili e pian pianino mi sono formato per quello che poteva, per quello che potevo imparare del mondo rugbistico, gestito dalla parte non del giocatore, ma di accompagnatore, dirigente di una società, e pian pianino sono diventato nel 2005 direttore sportivo, che è un ruolo che ho ricoperto fino al 2015, quando il rugby casale è ritornato a far parte dei grandi club e è ritornato in Serie A dopo circa 20 anni. Da 2015 mi sono fermato alcuni anni, sono stati anni importanti perché mi hanno aiutato a riflettere sul ruolo del rugby e sul mio impegno, che potevo dare in futuro al rugby in generale. Essendo nel rugby da tanti anni, ti crei degli amici, conosci persone, incontri giocatori che dopo sono nel campo, sono giocatori e nel terzo tempo diventano le persone con cui condividi una passione. Nel 2019 sono stato chiamato da un amico, Bruno Cendron, e dopo di seguito da un altro amico, Luca Guglielmini, che mi hanno chiesto di venire a Villorba per poter dare il mio contributo alla loro società. Villorba, come dici tu, Brando, si sta benissimo. Secondo me è una grande società, una società dove la parola d'ordine è quella dell'inclusione e quindi c'è spazio per tutti. A Villorba conta in questo momento 7 squadre maschili, conta 3 squadre femminili, conta, boh, credo, 400 atleti tesserati, praticanti, e un'infinita numero di persone che si danno da fare, quindi accompagnatori, allenatori, cioè, tantissima gente. Il terzo tempo a Villorba sapevo che era importante, ho scoperto che hanno una fantastica clubhouse, una fantastica diva che gestisce questo luogo ed è un momento di aggregazione. È un luogo di aggregazione molto molto importante. Da 2 anni sono consigliere del Rugby Villorba, in particolar modo mi occupo della prima squadra. Se posso usare questa terminologia, sono un po' il team manager della prima squadra maschile. Prima squadra maschile che per l'ennesima volta nel campionato
2019-2020 a causa della pandemia che ancora adesso va avanti, si è fermata nel momento in cui era prima in classifica e per l'ennesima volta c'è stato un fattore esterno al campo che ha impedito a questa grande società che è il Rugby Villorba di poter fare quel salto che di qualità, come viene detto, ma una qualità che per me Villorba ha già dentro, perché ha persone, giocatori, allenatori, dirigenti di buon livello, campi, strutture. Abbiamo inaugurato quest'anno i due nuovi campi di allenamento, quindi c'è un po' di tutto. È successo appunto che la pandemia ci ha fermati e adesso inizia un nuovo capitolo, è un anno e mezzo che ormai non giochiamo più e ci siamo interrogati come consiglio Rugby Villorba, ci siamo interrogati sul ruolo che il Rugby Villorba doveva portare avanti anche senza giocare in campo. La società ha deciso di comunque essere una società che dal punto di vista sociale aveva una certa responsabilità e quindi si è ritenuto molto importante includere che non chiudere gli spogliatoi, non potersi più allenare e allontanare le persone dal rugby. Uno degli avversari più sconosciuti e più difficili questa pandemia da battere. La pandemia è un elemento esterno al rugby di cui nessuno di noi aveva conoscenza, che ci ha messo a dura prova e che però, come ti ho già detto in un'altra occasione, è stata una mischia ai 5 metri dalla linea di meta, dove questo virus ci tiene lì bloccati, la prima linea tiene, però costantemente cerchiamo di respingerlo indietro. Sembra che alla quarta, quinta mischia il rugby stia vincendo la sua partita, il rugby sta spingendo indietro il famoso virus. Noi facciamo la nostra parte, non è facile. Al di là di quelli che sono gli aspetti dell'agonismo, resta il fatto che Villorba sforna buoni giocatori, li cura, li propone alla platea nazionale, ne cura la crescita non solo tecnica ma anche intellettuale e sociale e, come dicevi bene tu, li include in un contesto per cui poi un giocatore che gioca a Villorba continua volentieri a giocare a Villorba. Ecco, questa è una formula magica? Allora, io ho la mia idea in questo senso, l'idea di che ogni giocatore ha il proprio tempo, non bisogna aspettarsi che un giocatore a 15 anni si possa già vedere qual è il suo futuro, bisogna a tutti dare il proprio tempo e ritengo che a Villorba questo sia uno dei punti fondamentali, cioè noi ai ragazzi di 13-14 anni, quando iniziano un po' a formarsi, a crescere, non giudichiamo nessuno, gli lasciamo il loro tempo e questo è il motivo perché Villorba è inclusiva ed è il motivo perché i ragazzi crescono in un ambiente sano, sono protetti perché sono all'interno del loro club e hanno il loro tempo. Dopodiché i più talentuosi, abbiamo sempre dimostrato che a Villorba o hanno fatto un percorso a livello nazionale o sono andati sui club superiori, però diciamo che facciamo bene il ruolo di società che non esclude ma include. Per conoscerti bene, per averti conosciuto e conoscerti bene, posso testimoniare che una delle tue qualità
l'ottimismo. E quindi, con grande ottimismo, hai proclamato fin dall'inizio che gli obiettivi della squadra maschile devono essere proclamati, conclamati e inseguiti, perché stare sempre a metà del guado non porta ad avere un atteggiamento vincente a tutti i costi, anche se poi ovviamente è il campo a dominare e a decidere gli equilibri. Così facendo, però, sei riuscito, assieme ad altri ovviamente, a dare lo sprone affinché questa squadra veleggi in alta classifica senza alcuna titubanza e senza nessun timore reverenziale nei confronti delle altre squadre. E questo è il valore più grosso del primo della primato in classifica che avete lasciato alle spalle. Allora, io sono di quel genere di persone che ritiene opportuno e indispensabile schierarsi e quindi dichiarare le proprie ambizioni. Quest'anno a Villorba, il 2019, a Villorba noi abbiamo dichiarato che volevamo andare in Serie A. Lo abbiamo detto in tutte le maniere, l'abbiamo detto anche nel campo e il campo ci ha anche premiati perché a febbraio noi eravamo primi in classifica. Penso sia importante per una squadra, un club e per i giocatori che ne fanno parte avere degli obiettivi. Sono, come hai detto tu, una persona positiva. Cerco sempre non di trovare i difetti, ma di trovare delle opportunità per poter raggiungere l'obiettivo, che era quello del campo e della Serie A. Villorba ha un capitano che è una persona stupenda, oltre a essere un ottimo giocatore, è una brava persona e un capitano che si spende nei confronti dei propri compagni. Ed è Sì, scarpone. scusami, Riccardo, il nostro capitano Riccardo Scalco. Con lui abbiamo parlato, come ho parlato con gli allenatori. Abbiamo una grande fortuna a Villorba di avere un allenatore come Francesco Coco Mazzaiol, plurimedagliato, plurimondiale, ha fatto 3 mondiali di rugby e un allenatore per la mischia che è Silvio Orlando. Silvio Orlando lo conoscono tutti come un ottimo difensore. È stato capitano della Benetton, è stato capitano del Mogliano, è un uomo, prima di essere un grande conoscitore di rugby, è un grande uomo e noi siamo contentissimi di averlo con noi. Abbiamo fatto il nostro percorso, la pandemia ci ha bloccato e noi adesso per questa stagione, per la stagione futura, in questo nuovo contesto, dopo un anno e mezzo che non giochiamo, vogliamo comunque tornare protagonisti del rugby nazionale, della Serie B nel nostro caso, però dobbiamo ritrovare tutti quegli equilibri che in un anno e mezzo si sono un po' persi, tenendo conto che noi come Rugby Villorba abbiamo sempre continuato ad allenarci, non ci siamo mai fermati e quindi pensiamo di avere un punto a nostro favore. Ci siamo sempre detti che un giocatore, se si ferma durante il suo percorso rugbistico, se si ferma 1, 2 mesi, 3 mesi, ci vuole molto più tempo per riprendere le proprie performance. Quindi per noi è stato fondamentale che assieme agli allenatori e assieme ai preparatori atletici Lelio e Giorgio Gastaldon si continuasse a fare il nostro lavoro.
Noi per la prossima stagione, come Villorba Rugby, vogliamo essere ancora protagonisti, vogliamo essere la squadra da battere. Stiamo già lavorando in questo senso, ci sono delle novità e appena sarà il momento opportuno faremo i nostri passi avanti e le nostre e verranno fuori. Ecco, la componente non solo emotiva ma anche caratteriale ha portato a far sì che i giocatori mettessero in questo periodo di blackout grande entusiasmo nel tornare in campo. Ti ho sentito sempre dire, entusiasta, che vedevi alla sera, nonostante le mascherine, nonostante la distanza, nonostante i non spogliatoi, nonostante i tamponi, hai sempre visto tanta gente in campo e tanta gente intorno alla società. E questo è il lato più bello di questo periodo così grigio. Beh, guarda, è sicuramente, non so se sia stato il lato più bello, però è stato il lato più normale che ci poteva essere in questo periodo. Nel senso, il poter venire al campo tre volte alla settimana, potersi allenare, magari senza usare gli spogliatoi, magari senza avere il contatto fisico, ma un allenamento sempre controllato a distanza rispettando tutte le regole riguardanti il Covid, è stato un momento di normalità e credo che sia stato e credo che l'ho sentito, l'abbiamo annusato, ai ragazzi faceva bene perché magari durante il giorno o erano a casa perché non andavano a scuola o l'università chiusa o gli ambienti di lavoro in smart working o anche situazioni familiari di difficoltà, il rugby è sempre stato uno sfogo. Ho portato l'esempio la settimana scorsa quando abbiamo iniziato a fare i tamponi, i ragazzi dopo un anno hanno potuto fare il primo rugby di contatto, c'era una situazione, è stata una serata, il primo allenamento è stata una cosa fantastica. I ragazzi rispondono bene, hanno risposto l'80% dei ragazzi, 80-90% dei ragazzi si sono sempre allenati e quelli che non sono potuti venire per problemi personali, per problemi lavorativi, per problemi familiari, sono sempre stati di parte integrante della nostra, come si può dire, contatto telefonico, della visita, di come stai, come non stai, non abbiamo mai escluso nessuno. In questo anno di ripresa possiamo contare a Villorba su uno sponsor che ci sta credendo nel rugby ed è la Omar, che ha posto il suo logo alle sorti della squadra, ma soprattutto ha messo e mette entusiasmo nello star vicino a questa società che rappresenta per il territorio e non solo una realtà incredibile. Ci vogliono anche gli ottimi sponsor? Ma credo che sia, da imprenditore, credo che sia una cosa importante che l'imprenditoria del territorio sia vicina a chi si occupa di fare attività sociale. L'Omar è arrivata a Villorba proprio all'inizio, poco prima della pandemia o i primi settori della pandemia. Ha confermato il proprio impegno, è vicina a noi e credo che sia importantissimo per i rugby di Villorba avere un'azienda come l'Omar che ci sostiene in un momento così difficile. Se mai sorgesse il dubbio che il Villorba come società è capace di esprimere un rugby totale, c'è anche la bella realtà del rugby femminile con la Scudetto che continua a essere sulle maglie delle ragazze.
Non entriamo nel merito della squadra femminile, delle sue imprese, diciamo soltanto, e questo lo chiedo al dirigente della squadra maschile, se la convivenza oggi tra ottimi atleti uomini e ottime atlete donne è una realtà a Villorba. Beh, allora, la convivenza sì, non è una convivenza, è uno star bene insieme, perché una convivenza preclude magari qualcosa che non va. Ci sta benissimo, dopodiché noi abbiamo il rugby femminile è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni e l'esempio del rugby Villorba è una cosa straordinaria. Abbiamo quest'anno il rugby Villorba, appena passata stagione, aveva degli obiettivi importanti. Avevamo iscritto anche la seconda squadra femminile. Avevamo un grande allenatore come Luca Bott che ha appoggiato il nostro progetto e ha seguito la prima squadra. Abbiamo una Michela Tondinelli che gli dà da supporto con la seconda squadra e dopo abbiamo nostra capitana, in primis Sara Baratin, che oltre a essere un punto di riferimento per la nazionale, è un punto di riferimento e un esempio per tutto il rugby femminile. Quindi la vedi, la Sara, la vedo che adesso siamo fermi con gli allenamenti di bambini, ma la vedevo in campo dalle 5 del pomeriggio fino alle 9 e mezza, quando finiva con la propria prima squadra, quindi credo sia una cosa bellissima e molto inclusiva e che dà un lustro a questa società. La società gialloblu è la società degli amici, ma anche delle famiglie. Le famiglie possono ritrovare nel contesto di questo club, anche grazie al comune di Villorba che ha messo a disposizione nuovi campi, un contesto sicuro, tranquillo per portare i bambini ad avvicinarsi al rugby e per far crescere i ragazzi giocandolo. È una realtà che non sempre si trova nel contesto rugbistico italiano. Ma sì, sicuramente il comune di Villorba, per quanto io possa conoscerlo, è molto attento a tutte queste dinamiche, è molto attento allo sport e con l'arrivo degli ultimi due campi di allenamento, credo che il rugby Villorba possa contare in una piccola cittadella dello sport a cui a fianco ha il campo di atletica e quindi c'è un campo di atletica e di calcio dove gioca il calcio di Lorba. Credo che sia un esempio di inclusione. Continuo a dire queste parole perché è importantissimo. Il comune di Villorba in tal senso mi sembra sia presente con tutta la giunta e con l'assessore, che credo sia sempre Barbone. Egidio Barbon, persona che conosco anche personalmente in altre Contesti. sedi, in altri contesti. E niente, insomma, ben venga avere dei comuni attenti ai propri cittadini e attenti ai valori dello sport. Un'ultima domanda. Le ambizioni sul campo sono sempre quelle di arrivare primi. Ma un dirigente che si avvicina come te a una realtà che lo ha anche sorpreso, se vogliamo, penso che sia così, ha magari delle ambizioni, non dico personali, ma comunque delle aspettative nella propria dimensione di dirigente. Qual è l'obiettivo che ti sei posto scegliendo Villorba per continuare nella tua storia, nella tua strada rugbistica? Allora, il rugby mi ha insegnato molto. Da giocatore ho perso molto, sono state molto di più le partite che ho perso in campo di quelle che ho vinto da giocatore.
Questo mi ha insegnato molto nella vita, mi ha insegnato a cercare la vittoria ed essere vincente. A Villorba sono arrivato e ritengo che il mio obiettivo personale è portare Villorba a vincere, che è una parola, è un'unica parola, ma che racchiude tante cose. Vincere per me vuol dire vincere in campo, vincere quando non perdiamo un giocatore, vincere quando togliamo un ragazzo o una ragazza adesso dalla strada e la teniamo nei campi da rugby, vincere vuol dire avere una clubhouse sempre piena di gente che socializzano. Per me questo è vincere. Quindi io posso portare solo il mio entusiasmo a Villorba per vincere, perché già di su Villorba vince.